Ciao Sons, ciao a tutte e ciao a tutti. Faccio questo video da un posto bellissimo. Siamo nell'area marina protetta di Bergeggi, dove ho mosso i miei primi passi nel mondo della scienza. Faccio questo video, dicevo, per dare qualche informazione in più su quello che sta succedendo molto lontano da qua, a Tahiti, particolarmente a Teaupo'o, dove, come tanti sanno, ci saranno gli eventi del surf delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Allora, innanzitutto mettiamo i fatti. Quali sono i fatti? Qualche mese fa, mi sembra intorno a luglio e agosto, è stato annunciato che il surf sarebbe andato in Polinesia francese, che è una comunità d'outre-mer rispetto alla Francia, quindi legata alla Francia in qualche maniera, ma non territorio francese, comunque amministrativamente collegata alla Francia. Quindi il surf gli eventi del surf sarebbero stati fatti là. Notizia che è stata diciamo accolta con tantissimo entusiasmo da parte della comunità surfistica, perché è bello che un evento così venga fatto dove il surf è nato, in Polinesia, perché ci ricorda il fatto che il legame tra le Olimpiadi e il surf come lo conosciamo oggi è fortissimo. Duke aveva partecipato e vinto alle Olimpiadi di Anversa e da lì aveva iniziato a portare lo sport dei rai in giro per il mondo. Quindi è molto bello che il surf finalmente torni per l'evento olimpico in Polinesia dopo Tokyo, che è stato, diciamo, così. E poi comunque l'onda è bellissima e quindi lo spettacolo è assicurato, se la stagione è quella giusta, come è durante le Olimpiadi. Quindi lo spettacolo sarà assicurato. Problema che è sorto quasi subito: il comitato olimpico, il comitato organizzatore, ha deciso che la torre dove ci sono i giudici, dove vengono messe le telecamere, dove viene fatta, diciamo, stare durante la gara l'organizzazione, non era adeguata per l'evento olimpico. C'è una torre già lì che viene utilizzata per le gare della World Surf League, ma questa torre è una torre di legno, quindi una torre ed è molto piccola. Io ci sono stato, ci ho lavorato lì, quindi anche per questo che mi sento in diritto di dire qualcosa. È una torre molto piccola, è una torre fatta di legno che viene smontata ogni volta che l'evento finisce, e quindi l'impatto ambientale è, diciamo, minimo. C'è sempre un impatto ambientale quando si mette qualcosa in mare, però l'impatto ambientale in quel caso è minimo. Questa torre viene riutilizzata da 20 anni, quindi è tanti anni che è lì. Ci sono dei grossi blocchi di cemento che io ho visto sul reef, che sono già in parte ricolonizzati da alcuni tipi di coralli che colonizzano molto velocemente, quindi diciamo che c'è già qualcosa, però questo qualcosa è già un po' integrato con l'ambiente. Problema: quando si fa qualsiasi cosa in mare, e quelle boe laggiù ne sono una testimonianza, quando si fa qualcosa in mare bisogna fare una valutazione di incidenza. Perché quelle boe laggiù ne sono una testimonianza? Perché quando quelle boe sono state messe, io e alcuni miei colleghi siamo andati in quella zona a fare delle immersioni per vedere se dove veniva messo il pilone della boa, se dove veniva messo il peso che deve sopportare la boa, c'erano delle comunità bentoniche, quindi delle specie che vivono sul fondale, particolarmente fragili, in un raggio di 200 metri. Quindi ogni volta che si fa qualcosa di questo genere bisogna fare una valutazione di incidenza. Io fino a poco tempo fa non ero a conoscenza di nessuna valutazione di incidenza fatta a Tahiti. È cominciata una grossa protesta da parte degli abitanti di Teaupo'o, che poi si è allargata a tanta parte del mondo del surf, fino alla grandissima Carissa Moore, che ha detto: io lì non ci vado se viene danneggiato il reef. Leonardo Fioravanti anche si è espresso, tanti surfisti professionisti dopo un po' di timidezza iniziale si sono espressi. Si è espressa la International Surfing Association, che ha detto: no, l'opera che voi volete fare su quel reef è troppo impattante. Quindi c'è stata una grossa protesta, e questa grossa protesta ha ovviamente suscitato degli effetti a livello governativo, che ha subito aperto un tavolo. Problema grosso che è scoppiato, mi sembra un
mese fa più o meno hanno cominciato i lavori, hanno fatto dei primi sondaggi per cominciare i lavori e con una barge, quindi con una barca da lavoro, sono andati su questo reef e ovviamente si sono incastrati su questo reef. La parte interna della laguna del reef di Teopo è molto molto poco profonda, io ci ho navigato, ci sono stato, è molto poco profonda, ci sono coralli che spuntano da tutte le parti e bisogna fare con delle piccole barche un po' lo zig zag in mezzo ai coralli per riuscire ad arrivare nelle zone dove si vuole arrivare, ad esempio la torre dei giudici, senza danneggiare i coralli. Molto difficile farlo con una barca da lavoro, quasi impossibile farlo avendo un po' di esperienza su barche da lavoro. Quindi quello che è successo è stata una grossa protesta, questi sono i fatti. Oggi ci sono ancora degli strascichi di questa grossa protesta e notizia di oggi è stata che il comitato organizzatore ha detto noi andiamo avanti, cioè noi continuiamo con questo progetto. In realtà la notizia è passata, secondo me non troppo correttamente, perché c'è stato un adeguamento del progetto. Vi lascio il link nei commenti perché c'è un comunicato stampa, ovviamente di parte, ovviamente del comitato organizzatore, che però insieme al governo della Polinesia francese dice che sono stati adottati alcuni accorgimenti. Quindi dal punto di vista ambientale forse una minima piccola vittoria c'è stata. Questi accorgimenti sono quelli che vi vado a spiegare, che secondo me hanno un certo senso. Prima di tutto, quando è stato fatto il primo progetto, io non ne ero a conoscenza, ma è stata fatta anche una valutazione di incidenza. Che cosa vuol dire? È stato fatto quello che abbiamo fatto noi per le boe, è stato assegnato a una ditta un incarico di valutare quale potesse essere il danno sugli ecosistemi. Ovviamente qualsiasi volta si posiziona qualcosa in mare o in terra c'è un danno per gli ecosistemi, non possiamo pensare che le nostre attività siano a impatto zero. L'impatto può essere minimizzato, ma l'impatto c'è sempre, tutte le volte che facciamo qualsiasi cosa sul nostro territorio. La valutazione di impatto ha detto che, io non l'ho letta direttamente, ho letto quello che è stato riportato, però c'erano alcune criticità. A seguito delle proteste, queste criticità sono state affrontate. Quindi la torre che si vuole mettere ora è più piccola rispetto al progetto iniziale, è molto più simile alla torre che c'è prima. Non si può tenere, a quanto viene detto da questo comunicato, la torre che c'era prima, perché c'è un problema per la sicurezza, cioè le palificazioni, i pali piantati dentro il reef ormai da 20 anni, ci è detto da una relazione geotecnica che loro citano, che io non ho potuto vedere, ma non ho altri elementi per valutare. Cioè ci è stato detto che queste palificazioni hanno dei problemi e pongono dei problemi alla sicurezza degli operatori. A questo punto, quando interviene la sicurezza, bisogna ragionare molto bene su quello che bisogna fare. Quindi proposta una nuova torre dalle dimensioni non più grosse come quelle che erano in precedenza, ma ridotte, più simili a quelle della torre che è messa tutti gli anni per l'evento ad esempio annuale della World Surf League. Anche questa torre, all'inizio si era parlato di una struttura fissa, adesso si dice che questa torre sarà amovibile, non sarà più di legno, probabilmente sarà di alluminio, sarà meno pesante rispetto a quella del progetto originale. E un'altra cosa che era una grossa preoccupazione sono i cavi che si volevano far passare sulla scogliera corallina. È molto difficile mettere dei cavi su una scogliera corallina senza danneggiarla. Loro dicono che si prevedeva comunque di far passare i cavi in mezzo alla sabbia di modo da non danneggiare le scogliere coralline, ma quello è un ambiente estremamente dinamico. I cavi, anche se posati bene, devono comunque essere messi al di sotto del sedimento, se si trovano abbastanza sacche di sedimento, ho i miei dubbi, e quindi quei cavi avevano comunque un impatto. Adesso pare,
pare che i cavi posati saranno molti meno e saranno molto meno impattanti. Staremo a vedere quale sarà la soluzione adottata. Sono state rifiutate tutte le altre soluzioni, anche quelle che non prevedevano l'utilizzo di una torre, questo è quello che viene detto nel comunicato stampa. Ma a questo punto che cosa succede? Io credo che a questo punto, lo ha detto anche il governo polinesiano, non ci sia una soluzione nel senso di non fare i giochi o non costruire qualcosa di nuovo. Credo che il lavoro fatto finora dalle associazioni, che ora, a quanto ci è riferito, sono sedute ai tavoli decisionali, ai tavoli di valutazione di impatto, dovrà essere ancora più forte il lavoro di queste associazioni. Credo che ci dovrà essere un enorme sforzo da parte di tutti per controllare e per supervisionare che il fatto che quest'opera venga posizionata nel modo più rispettoso del reef possibile, e soprattutto ci deve essere la consapevolezza, come ho detto prima, che qualsiasi cosa noi facciamo su un ecosistema, soprattutto su un ecosistema molto dinamico come quello di Teaupo, ha sicuramente delle influenze. Abbiamo la bacchetta magica, possiamo dire se queste influenze saranno sicuramente dannose, sicuramente negative? No. Dal punto di vista scientifico la bacchetta magica non c'è mai, non possiamo dire sicuramente ci sarà un danno, ma bisogna essere assolutamente intransigenti nel controllare quello che sta succedendo. Quello che io non ho potuto leggere, spero che ci sia all'interno della valutazione di incidenza che è stata fatta da questa ditta, trovate il nome sul documento che vi lascio qua sotto, sul comunicato stampa che vi lascio qua sotto. Spero che ci sia anche un piano di monitoraggio per vedere in corso d'opera che non ci siano danni ai reef, cioè che l'errore fatto durante il primo sopralluogo fatto da quella barge che abbiamo visto nel video sia stato un errore, diciamo così, di poca esperienza, che non deve esistere, sia stato un errore per la prima volta, che non dovrebbe esistere perché bisogna essere esperti per fare questi lavori, e che quindi le associazioni possano controllare che ci sia un piano di monitoraggio che ci dica che cosa sta succedendo alla scogliera corallina in quel posto. E questo lo spero prima di tutto perché i reef nel mondo, a causa del cambiamento globale, sono le 10 di mattina ed è il 21 di dicembre e io sono fuori e ho caldo. Dicevo, il riscaldamento globale, il cambiamento climatico stanno causando grossi danni ai reef, quindi sappiamo che c'è lo sbiancamento dei coralli dovuto all'innalzamento delle temperature dell'oceano e quindi i reef sono già in una situazione di debolezza, sono deboli. In più li stiamo colpendo con tante attività umane, anche che appaiono insignificanti come questa, una torre per dei giudici di una gara di surf in una zona remota del mondo. Ma un'altra cosa che spero che venga monitorata è che tutto quello che succede sia prima di tutto a norma di legge, seconda cosa a norma di quello che si chiama buone pratiche, cioè non solo di legge ma più della legge, perché bisogna preservare assolutamente una delle meraviglie del mondo, secondo me, non solo per i surfisti ma per tutti. Quando si vede una immagine di Teaupo, quello che si pensa è quanto è bella la natura, quanto è bello questo mondo. E soprattutto vorrei ricordare a tutti, surfisti soprattutto, che la bellezza dell'onda di Teaupo, lo abbiamo raccontato nel nostro podcast, dipende anche dal fatto che i coralli sono evoluti in un determinato modo. La laguna dove viene posto, dove verrà posta questa torre, è di fatto un sostenitore ecologico, è diciamo
la zona dove i coralli hanno la i coralli e le specie marine hanno la possibilità di riprodursi, di crescere e poi di andare a diciamo occupare, colonizzare anche la parte esterna del reef. Quindi quello che facciamo in laguna potrebbe avere un impatto là fuori, e se ha un impatto là fuori non dico che possiamo perdere l'onda, ma possiamo anche vedere l'onda modificata, e questo lo abbiamo studiato noi andando a guardare all'interno dei modelli che cosa succederebbe a Teopo se non ci fossero i coralli. Quindi è molto molto importante a questo punto vigilare. Io non credo che non si farà nulla, il rumore fatto è stato veramente troppo, non troppo in senso negativo, troppo in senso positivo, troppo per non fare niente. Quindi penso e spero che questa sia una grossa lezione per comitato organizzatore di Francia 2024. Soprattutto non dimentichiamoci che noi Italia, ed è per questo che non è un problema molto distante da noi come dicevo all'inizio, Italia 2026 lassù sulle Alpi abbiamo i giochi olimpici invernali, e la sostenibilità non è solo prevedere che le bottiglie di plastica vengano buttate nel cestino delle bottiglie di plastica. La sostenibilità parte, deve partire dalla progettazione degli impianti per un grosso evento come quello delle Olimpiadi di Francia e quelle invernali qua. Ciao Sons.